Parliamo dell'ultimo argomento, prima di iniziare la serie espressione razionale di riepilogo, che sono gli radicali quadratici doppi, che ho scritto qui nella tabella che ho scritto, che sono questi due. Sono espressioni del tipo dove abbiamo una radice quadrata, questa è la prima e questa è la seconda, abbiamo una radice quadrata all'interno della quale c'è una somma fra un numero reale A, o un polinomio, insomma, una quantità più un'altra quantità che però è inserita dentro una radice quadrata, attenzione, così come qui è la stessa cosa, solamente che c'è un meno tra le due somme di numero o quantità fuori dalla radice e quantità dentro la radice. Attenzione che un radicale quadratico doppio si può trasformare nella differenza di due radicali semplici, perché questi due sono sempre due radicali semplici. Attenzione che questo avviene solo se l'espressione a quadro meno b che sta dentro alla radice è il quadrato di un numero razionale o comunque di un'espressione che non contiene radicali. È evidente che se questa espressione è dentro la radice noi non possiamo trasportarla fuori o renderla un numero, non potremo naturalmente arrivare a una somma di due radicali perché ci saremmo solamente complicati di più le cose. Quindi non è detto che questa formula, una e seconda formula, valga e riesca a far uscire dalle fosse, insomma, salvare la situazione. Potrebbe, naturalmente le ipotesi sono che sia A che B, che A quadro meno B siano radicanti positivi o uguali a 0 per le condizioni di esistenza di radicale. Notiamo che la regola è praticamente la stessa, cioè abbiamo sempre un A più un radice di questo A quadro meno B che si spera che si possa portare fuori dalla radice, tutto fatto 2, più radice di A meno radice dello stesso A quadro meno B, fra tutto la differenza è che in quella col più c'è un più in mezzo fra i due radicali, in quella col meno c'è un meno in mezzo. E poi attenzione, la differenza in entrambi è la stessa cosa. Nel primo radicale c'è un A più quella radice, nel secondo c'è un A meno. Quindi non è difficilissimo nemmeno da ricordarsi. Vediamo a questo punto quando viene applicato e appunto esempi riguardanti questo. Ho deciso di trattare questo, come anche la razionalizzazione, in un'unica lezione, perché effettivamente è un argomento che, anche se può sembrare noioso e non molto importante, in realtà è importante e lo abbiamo visto nelle equazioni di secondo grado, quando ci siamo trovati di fronte proprio a radicali quadratici doppi nella risoluzione delle radici e nel calcolo delle radici e delle soluzioni di appunto equazioni di secondo grado. Bene, cominciamo con qualche esempio, qui vado subito a proporre, ed è appunto questo. Qua abbiamo naturalmente negli esempi in cui ci sono dei coefficienti o dei polinomi, diamo per scontato che siano verificate le condizioni di esistenza, quindi non andiamo a calcolarle a priori. Cominciamo da questo: radice quadrata di un 2 meno un radice di 3. Ecco, come vedete qui abbiamo una radice quadrata all'interno della quale c'è una somma maggiore o meno, una differenza fra un 2 e un'altra radice di 3. Quindi cosa possiamo fare? Visto che c'è il meno, possiamo rifarci alla nostra formula, quella poi col meno, la seconda per capirci, dove c'è naturalmente una somma con un meno e mezzo fra due radicali, nella quale abbiamo un 2 al denominatore di ognuno, eccolo. Ora, qua abbiamo che A, il nostro A è 2, il nostro B è 3, evidentemente. E quindi avremo che qua possiamo scrivere 2 più A più radice di A quadro meno B, quindi viene 4 meno 3, in quanto A quadro è 2 al quadrato. Qua viene la stessa cosa ma con un meno, 2 meno radice di 4 meno 3. Come vedete, per nostra fortuna 4 meno 3 fa 1 e la radice di 1 è 1, quindi la radice quadrata qui se ne va sia qui che qui. In un caso viene radice di un 2 più 1 fratto 2, nell'altro caso viene meno radice di 2 meno 1 fratto 2. E quindi conseguentemente in un caso viene una radice di 3 tutto fra 3 mezzi più una radice di un mezzo. Naturalmente potremmo lasciare così, che effettivamente è già molto meglio rispetto a quel radicale quadratico doppio, ma possiamo sicuramente andare intanto a scrivere la radice di 3 mezzi come radice di 3 sulla radice di 2 per il teorema del quoziente. Questo lo possiamo scrivere come radice di 1 sulla radice di 2, ovvero 1 sulla radice di 2 in quanto la radice di 1 è per definizione chiaramente 1. E poi di conseguenza subito dopo possiamo raccogliere dal fattore comune un 1 sulla radice di 2, raccogliere dal fattore comune e rimanendo quindi una radice di 3 più 1. E visto che abbiamo questa radice di 2 al denominatore, sappiamo che razionalizzando, moltiplicando quindi dividendo per radice di 2, sappiamo che 1 fratto radice di 2 lo possiamo scrivere anche applicando la proprietà delle potenze come radice di 2 su 2. Quindi 1 sulla radice di 2 è scrivibile come radice di 2 su 2.
tutto che moltiplica per C3 più 1. Quindi questo è il nostro risultato, effettivamente molto più accettabile rispetto a quello che avevamo all'inizio, della nostra... possiamo anche scrivere, tra l'altro, non so, mettendo un 2 sotto, moltiplicando radice 2 per radice 3 e una radice di 6 per il termine del prodotto, più una radice di 2, quindi diciamo che vedete che sia questo che questo sono sicuramente più accettabili rispetto al radicale quadratico doppio che avevamo all'inizio. Vediamo un altro esempio, questa volta magari con il segno più, ma ripeto, poi sono molto ripetitivi. Vediamo questo, supponiamo, abbiamo un radice di 3 dentro più un radice di 5. Vedete, anche qui abbiamo un radicale quadratico doppio con in mezzo la somma tra questo 3 e la radice di 5 un più. Quindi abbiamo sicuramente un radice quadrata più un'altra radice quadrata, somma di due radicali, dove abbiamo un denominatore dentro ciascuno di due radicali che è sempre 2. Qua abbiamo che A è 3, B è nostro C, quindi abbiamo 3 più, abbiamo radice di 9 meno 5, perché è 3 al quadrato, A al quadrato meno B, dice la formula, A al quadrato è 3 al quadrato 9 meno 5, e qui invece abbiamo un 3 meno un radice di 9 meno 5. È la stessa formula precedente, solamente credete che in mezzo, questa volta non c'è un meno ma c'è un più. Allora, 9 meno 5 fa 4, radice di 4 fa 2, quindi viene un radice di 3 più 2 fratto 2 più un radice di 3 meno 2 fratto 2. Come nel caso precedente, uno dei due viene radice di un mezzo, quindi 1 su radice di 2. Questo viene un radice di 5 mezzi, quindi un radice di 5 su radice di 2, più un 1 fratto radice di 2, dove possiamo raccogliere come prima un 1 su radice di 2, e quindi avere un radice di 5 più 1 di rimanenza, scrivendo 1 su radice di 2 con la sezione o con la regola delle potenze come radical 2 su 2, abbiamo che a quel punto, poi sciogliendo la parentesi e moltiplicando, otteniamo il risultato finale che è radice 5 per radice 2 per la regola del prodotto radice di 10 più 1 fratto più, chiedo scusa, radice di 2 per 1 che è radice di 2, tutto fratto 2. Radice di 10 più radice 2 fratto 2 è sicuramente un'espressione molto più accettabile rispetto a questa brutta espressione di radicale quadratico doppio. Andiamo ancora un altro, ne facciamo qualcuno. Abbiamo un radice di 8 meno un radice di 48. Bene, qui abbiamo un meno questa volta, quindi avremo che questa è radice di, allora 8 più, allora 8 per 8 fa 64, e quindi viene un 64 meno 48 diviso 2, questa volta meno il secondo radicale che è un sempre 8 meno sempre la radice di 64 meno 48. Ricordo che 8 al quadrato è 64. Allora, 64 meno 48 è un 16, la radice di 16 è 4, quindi da qua viene una radice di 8 più 4 fratto 2, la seconda è un meno radice di 8 meno 4 fratto 2. Allora, 8 più 4 è 12, 12 diviso 6 fa radice di 6, qua abbiamo meno, 8 meno 4 fa 4, 4 mezzi 2, radice di 2 viene radice di 2. Vedete come abbiamo proprio reso quel 8 meno radice 48 su radice un semplice radice di 6 meno radice di 2. Questo è venuto ancora più semplice. Ecco, volevo avere attenzione a quest'altro che ha una forma un po' diversa. Supponiamo di avere una radice di un 6 più 2 radice di 5. Ora, qui non abbiamo subito l'espressione del radicale quadratico, perché la radice di B ha quel fattore fuori, quindi dobbiamo trasportare dentro il 2 per avere la nostra forma tipica del radicale quadratico. Quindi questo lo possiamo scrivere come radice di 4, quindi diventa un 6 più un radice di 20, radice di 4 per 5, no? Quindi attenzione, quando abbiamo un coefficiente dietro la radice quadrata, la seconda radice quadrata che si somma al numero dietro, attenzione a trasportare dentro quell'eventuale fattore che c'è, altrimenti non possiamo applicare la regola del radicale quadratico doppio. Cioè lo possiamo fare, in realtà si può fare, ma è la stessa cosa, si potrà, però evidentemente è meglio fare così. Poi abbiamo quindi un più, quindi abbiamo un radice di un 6 più un radice di, vedete, 36 meno 20 a quadro meno b diviso il solito 2 che fa parte della formula, più la radice di, questa volta abbiamo un 6 meno un radice di 36 meno 20 al numeratore tutto fratto 2. Quindi viene che 36 meno 20 è 16 come prima, radice di 16 è 4, quindi viene un radice di 6 più 4 fratto 2 più un radice di un 6 meno 4 fratto 2. Allora, in questo caso
viene che 6 più 4 fa 10, diviso 2 è 5, quindi la radice di 5 è già così. 6 meno 4 è 2, 2 mezzi è 1, poi abbiamo 1 più radice di 5 come soluzione. Perfetto, direi, rispetto a quello che avevamo all'inizio. Ne vedrei a questo punto un altro, sempre con questo tipo di tipologia, ma ovviamente lo faccio proprio perché sono sicuro che può giovare a coloro che risolvono questi esercizi, qualora li venissero, perché non tutti li fanno a scuola, ma sono comunque è un argomento che può naturalmente tornare utile anche per argomenti successivi. Qua abbiamo un 8, questa volta meno 2 radical 7 dentro la radice quadrata, dove intanto possiamo scrivere questo come 8 sicuramente, radice di 2 radice di 4, come un meno radice di 28, meglio averlo così per evitare di non incappare in problemi. E quindi abbiamo questo come un radice di, allora, 8 più la radice di un 64 meno 28, e qua abbiamo fatto 2, questa volta meno, separato, la radice di un 8 meno una radice di 64 meno 28, tutto fratto 2. Allora, 64 meno 28 è un 36, la cui radice è 6, quindi abbiamo la radice di 8 più 6, fratto 2, meno la radice di un 8 meno 6 fratto 2, dove vedete 8 più 6 fa 14, 14 mezzi è 7, radical 7 quindi, meno 8 meno 6 più 2 mezzi è radice di 1, quindi 1. Di nuovo è venuto un facile radice 7 meno 1, naturalmente a cospetto di qualcosa che era molto più complicato. Andiamo avanti con un altro esempio. Vedete che in poco tempo stiamo sicuramente risolvendo cose interessanti. Vediamo qualcosa con frazioni, per esempio la radice di, supponiamo avere un 4 terzi, naturalmente questo si può applicare anche alle frazioni perché sono considerabili sempre come A e B, numeri reali, meno 2 terzi la radice di 3. Allora, per prima cosa trasportiamo qua dentro quel fattore 2 terzi per semplificarci le cose, per avere l'espressione così come la conosciamo del nostro radicale quadratico doppio, quindi scriviamo quel 4 terzi meno una radice di, naturalmente 2 terzi lo possiamo scrivere come radice di 4 noni, 4 noni per 3, lo possiamo scrivere come un 4 per 3 12, quindi un radice di 12 noni, avendo, ripeto, trasportato dentro quel fattore 2 terzi scritto come radice di 4 noni, radice di 4 noni per radice di 3 e radice di 4 noni per 3, quindi radice di 12 noni. Quindi abbiamo che? Qua abbiamo un meno, quindi abbiamo la prima radice che è un 4 terzi al numeratore più un radice di, dobbiamo scrivere a quadro meno b, allora 4 terzi al quadrato è un 16 noni meno b che è un 12 noni, tutto diviso 2, la regola è sempre la stessa naturalmente, meno, perché c'è il meno lì, la seconda radice di un 4 terzi, questa volta meno la radice di, allora stessa cosa, quadro meno b, quindi 16 noni, 4 terzi al quadrato meno 12 noni, tutto sempre diviso 2. Allora, vedete che in questo caso abbiamo che, prendiamo un pennarello, non mi stavo contorcendo, 16 noni meno 12 noni è un 4 noni sotto radice, quindi diventa un radice di 4 terzi, che si somma a un radice di 4 noni, che è 2 terzi, fratto 2, meno radice di 4 terzi, questa volta meno 2 terzi, tutto diviso 2. Dobbiamo fare quella somma di frazioni semplici. Allora, scriviamo qui cosa rimane. Allora, qua rimane un 4 terzi più 2 terzi è un 6 terzi. Oh, 6 terzi è 2, ma 2 su 2 è 1. La radice di 1 viene 1. La radice di 1 quindi 1, niente più la radice. Meno 4 terzi meno 2 terzi è un 2 terzi. 2 terzi fratto 2 vuol dire un 2 terzi per un mezzo, cioè 2 sesti, ma 2 terzi è un terzo, quindi è 1 meno radice di un terzo, dove evidentemente la radice di un terzo si può scrivere come 1 meno 1 su radice di 3, che a sua volta 1 meno 1 su radice di 3, razionalizzando, quindi qui moltiplicando dividendo per radice di 3 o anche applicando la regola delle potenze, si può scrivere come 1 meno
radice di 3 su 3, e facendo un minimo comune multiplo abbiamo 3 che sotto e 3 meno radice di 3 al numeratore. 3 meno radicale 3 fratto 3 è sicuramente l'espressione corretta, è molto migliore rispetto a quella che avevamo all'inizio. Bene, a questo punto volevo vedere ancora un altro di questo e poi passare magari a un qualcosa con i coefficienti letterali tanto attesi. Vediamo questo ancora, abbiamo un radice di un 9 quarti ancora meno un quarto radice di 17. Anche qui intanto trasportiamo dentro quel fattore un quarto, quindi scriviamo 9 quarti meno un quarto è radice di un sedicesimo, quindi viene radice di 17 sedicesimi, cioè 17 per un sedicesimo che è 17 sedicesimi. A questo punto applichiamo la formula del radicale con radico doppio col meno, quindi abbiamo un 9 quarti a più un radice di, allora a quadro meno b, 9 quarti è un 81 sedicesimi al quadrato meno questo 17 sedicesimi, tutto naturalmente fatto 2 della formula che è sempre la stessa, meno la radice ancora di un 9 quarti, questa volta meno la radice di nuovo di questo 81 sedicesimi meno 17 sedicesimi, tutto evidentemente sempre fratto 2. Ora 81 sedicesimi meno 17 sedicesimi, dobbiamo fare 81 meno 17, 81 meno 17 fa proprio 64, e 64 sedicesimi la cui radice è proprio 8 quarti, quindi viene radice di 9 quarti più 8 quarti fratto 2 meno radice di 9 quarti, questa volta meno 8 quarti fratto 2. Allora, 9 quarti, cominciamo a fare la prima. Allora, viene un, cancelliamo intanto anche il testo, vedete che sono esercizi molto ripetitivi e molto veloci, quindi niente di difficile. Allora, 8, 9 quarti più 8 quarti, 9, 8, 17 viene un 17 quarti, su 2 è un radice di 17 ottavi. 9 quarti più 8 quarti fa un quarto di 2 è un ottavo, quindi meno radice di un ottavo. Allora, questo lo possiamo scrivere come? Radice di 17 fratto radice di 8 meno 1 fratto radice di 8. A sua volta possiamo raccogliere il fattore comune, come abbiamo fatto all'inizio, 1 su radice di 8, per avere radice di 17 meno 1, e a questo punto scrive radice di 8, 1 su radice di 8 come radice di 8 fratto 8, no? Razionalizzando questo, quindi questo diventa un radice di 8 fratto 8 che moltiplica un radice di 17 meno 1. Attenzione che radice di 8 fratto 8, però radice di 8 è 2 radice di 3, 8 rimane 8, e questo va a moltiplicare appunto sulla radice di 17 meno 1. Qua quindi 2 e 8 si possono semplificare, quindi moltiplicando poi radice di 3 per questa radice di 17 meno 1 viene un 4 di denominatore, e poi naturalmente possiamo 2 radice di 2 8 e non 2 radice di 3, ho detto una stupidaggine, quindi possiamo scrivere questa radice di 2 per 17 è un 34 meno radice di 2 tutto fratto 4, ecco come possiamo scrivere, oppure possiamo lasciare volendo quella radice di 2 fattore davanti a quella parentesi tonda. Come detto, volevo vedere a questo punto qualche esercizio su la stessa cosa ma applicata ai polinomi, perché può capitare molto spesso anche questo. E vediamo, supponiamo di iniziare con questo, la radice quadrata di un 3a questa volta, naturalmente supponiamo verificate le condizioni di esistenza, quindi anche la discussione del modulo non la facciamo, quindi supponiamo tutto verificato, la radice di un 6a meno 1, quindi dovremmo porre 3a meno radice di 6a meno 1 maggiore o uguale a 0, e 6a meno 1 maggiore o uguale a 0, dovremmo applicare le condizioni di esistenza, cosa che non andiamo a fare perché appunto sono verificate. Allora, prima cosa, applichiamo la regola del radicale quadratico doppio, dove naturalmente ci sarà un meno in mezzo tra le due radici, vediamo che il nostro a è 3a, il nostro b è 6a meno 1, quindi abbiamo 3a più, viene radice di, allora scriviamolo qua perché sennò non ci sta, allora abbiamo che la prima radice è un 3a più, radice di, dobbiamo fare a al quadrato, quindi 3a al quadrato è un 9a elevato al quadrato meno b, attenzione che b però è un binomio, quindi quel meno fa cambiare di segni a 6a, ma anche a meno 1 che diventa più 1, tutto fratto 2, meno perché abbiamo il meno lì, radice di nuovo un 3a, questa volta meno la stessa quantità, quindi 9a al quadrato meno 6a più 1. In questi casi
quando abbiamo a che fare con le lettere, dobbiamo sperare che il trinomio che viene dentro, o quello che viene dentro la radice quadrata, lì nei due radicali, sia lo sviluppo magari di un quadrato, in modo tale che si possa semplificare con questo. Infatti vedete che 9a quadro meno 6a più 1 è un 3a meno 1 al quadrato. Quindi questo qua lo possiamo scrivere, voi fate un altro passaggio, questi due, che sono gli stessi, sono proprio lo sviluppo di un 3a meno 1 al quadrato. E supponendo naturalmente, verificate le condizioni di esistenza, quindi supponendo che 3a meno 1 sia positivo, vedete che 2 e 2 si semplificano sia qua che qua. E quindi rimane un radice di, allora, 3a più 3a meno 1, al numeratore fatto 2, e poi abbiamo un meno radice, attenzione, dopo il 3a, quindi la seconda radice, c'è un meno, quindi attenzione che 3a meno 1 cambia di segno, quindi diventa un meno 3a e meno 1 diventa un più 1, diviso 2. Allora qua che 3a meno 3a sono monomi di primo grado opposti che se ne vanno, e quindi vedete che rimane al numeratore della prima radice, rimane un 3a più 3a che fa 6a, rimane un 6a meno 1 fratto 2, mentre al numeratore della seconda radicale rimane più 1 su 2. Eccolo. Quindi possiamo di nuovo scrivere questo come? Allora, per trovare il quoziente possiamo scrivere come questo. Radice di 6a meno 1 sulla radice di 2, meno 1 sulla radice di 2. Di nuovo andiamo a raccogliere un 1 sulla radice di 2, a fattore comune, ma 1 fratto radice di 2, abbiamo già visto altre volte, è scrivibile come radice di 2 su 2, quindi questa è radice di 2 su 2, che moltiplica proprio radice di questo 6a meno 1 meno 1. E questo è il risultato di questo esercizio. Andiamo a vederne un altro. Vedete, con le lettere non cambia niente, c'è solamente da ravvisare, da stare attenti al fatto che cambiano i segni a volte nei binomi polinomi. Vediamo quest'altro, che è un radice di un x più 2 meno radice di 8x, dove 8x è il radicando della seconda radice. Attenzione che quell'x più 2 è un binomio, quindi potrebbe il testo non me lo mette, ma dovrebbe essere messo tra parentesi. Quindi abbiamo che x più 2 è il primo, che va sommato ad un, attenzione, x più 2 al quadrato, a quadro, meno 8x, che è il nostro b. Tutto naturalmente fatto 2. E poi abbiamo un più, stesso discorso, abbiamo un x più 2, questa volta meno la radice di quell'x più 2 che va elevato al quadrato, meno 8x, tutto fratto 2. Allora, dobbiamo svolgere quel quadrato di x più 2, quindi avere una radice di, allora, x più 2 sta fuori dalla radice, mettiamo anche fra parentesi se volete, più radice di, allora, x più 2 al quadrato è x quadro, più 4 più 4x, che sommata con meno 8x fa meno 4x, quindi rimane un x quadro, meno 4x più 4, tutto fratto 2, più questa volta, più perché è dovuto al fatto che c'è un, ecco, ho sbagliato perché ho messo più invece del meno, questo era un meno, quindi qui c'è un più in mezzo, quindi va messo il meno perché è la formula quella relativa al meno, quindi le due radici, due radicali vanno separate da un meno. Qua abbiamo appunto un x più 2 meno, questa volta, la radice della stessa cosa, quindi di x quadro più 4 più 4x meno 8x diventa un x quadro meno 4x più 4, altrimenti non sarebbe potuto essere lo sviluppo. A questo punto x quadro più 4x più 4, vedete che è di nuovo lo sviluppo del quadrato di un binomio, quindi questo lo possiamo scrivere come radice di un x più 2 più radice di questo x meno 2 al quadrato, tutto fratto 2 naturalmente, che a cui va sottratto questo radice di, tutto fratto 2 evidentemente, questo x più 2 meno sempre la radice di questo x meno 2 al quadrato. Allora i due quadrati se ne vanno con i rispettivi indici e quindi la radice dentro la radice grande se ne va, cosa che appunto volevamo e cercavamo dall'inizio, che è questo che cerchiamo nel trasformare i radicali quadrati doppi. Quindi abbiamo la prima radice che è un x più 2 più x meno 2, tutto fratto 2, meno la seconda radice, attenzione che c'è un meno, quindi quel meno fa cambiare i segni a x e meno 2, quindi abbiamo un x più 2, x diventa meno x, e meno 2 diventa più 2, tutto fratto 2, anche qui x meno x se ne vanno, qui se ne vanno un 2 meno 2 invece, diventa x più x che fa 2x, 2x mezzi e fa un
radice di x che rimane, meno 1, 2 più 2, 4, meno di radice di 2. Ecco che abbiamo ottenuto che la radice di x meno radice di 2 è la soluzione facile di questo radicale quadrato doppio, che era sicuramente complicato. A questo punto ne vedrei uno o altri due, se rimane tempo, perché visto che ci siamo, vediamoli. Tanto poi li rivedremo anche nelle espressioni finali che faremo, perché ci saranno sicuramente, capiteranno. Allora, abbiamo 1, 2a meno 2 radice di a al quadrato meno 1. Vedete, in questo caso conviene intanto trasportare dentro quel 2 e scriverlo come radice di 4. Quindi scrivere questo come radice di 1, 2a meno una radice di 4a quadro meno 4. Vedete come è conveniente fare questo. A questo punto trasformiamo il radicale quadrato doppio secondo la formula separata da 2 meno, eccola, dove abbiamo sicuramente un fratto 2 in ciascuno dei due radicandi. Dopodiché abbiamo che 2a, nel primo c'è più radice, 2a al quadrato è un 4a al quadrato, viene che 4a al quadrato meno 4a al quadrato, attenzione che questo 4 al quadrato meno 4 cambia di segno, diventa meno 4a al quadrato più 4, perché 4 al quadrato meno 4 cambia di segno perché c'è un meno dietro. Abbiamo invece un 2a meno radice di nuovo 4 al quadro meno 4 al quadro più 4. Notiamo che in tutti e due 4 al quadro meno 4 al quadro se ne vanno e se ne devono andare, quindi rimane un radice di, radice di 4 e 2 viene un 2a più 2 su 2 meno un radice di un 2a meno 2 su 2. In entrambi i numeratori di questi due radicali separati da un meno si può raccogliere a fattore comune un 2, così si potrà eliminare quel 2 di sotto. Quindi 2 a fattore comune, e qua abbiamo un a più 1 tutto fratto 2, e poi qui abbiamo un 2, naturalmente un meno qui, un a meno 1 questa volta fratto 2. 2 e 2 e 2 e 2 nei rispettivi radicali se ne vanno, ed ecco che la soluzione è senza denominatore, quindi rimane un radice quadrata di questo a più 1 meno radice quadrata di a meno 1. Ecco il nostro risultato. Chiuderei con un ultimo, ma vedete che naturalmente teniamo conto che in questi casi stiamo supponendo, verificando, lo ripeto ancora, le condizioni di esistenza, che altrimenti dovremmo andare a porre e a discutere. Radice di A meno radice quadrata di un 6A meno 9. Un altro radicale quadratico doppio con un altro meno, quindi se adesso possiamo scrivere come radice di, allora cominciamo, a più radice di a al quadrato meno b, b è 6a meno 9, quindi se c'è un meno, quindi 6a meno 9 cambiando di segno diventerà meno 6a più 9, dentro la radice quadrata diviso 2, meno della regola radice quadrata di, stesso discorso, ma abbiamo un a meno radice quadrata di a quadro meno 6a più 9. La radice di a quadro meno b rimane la stessa in ciascuno dei due radicali. Quindi abbiamo questa radice di, allora abbiamo a più, questo è a quadro meno 6a più 9, lo riconosciamo certamente come uno sviluppo del quadro numero di un a meno 3 al quadrato. Tutto fratto 2 meno un a meno un radice di a meno 3 al quadrato. Tutto fratto 2. In entrambi i casi, come deve accadere, altrimenti è inutile averlo fatto, il 2 e il 2 se ne vanno, supponendo naturalmente a maggiore di meno 3, e quindi rimane un a più a meno 3, tutto fratto 2, meno un radice di, questa volta c'è un meno dietro a meno 3, quindi a e meno 3 cambiano di segno, diventano meno a più 3, quindi è un a meno a più 3 fratto 2. Eccolo qua, a e meno a qua se ne vanno. Vediamo cosa rimane nel nostro risultato questa volta. Allora abbiamo un 2a, a più a è 2a meno 3, quindi rimane un radice di 2a meno 3, possiamo scomporlo per la regola del quoziente di radice di 2a meno 3 fratto radice di 2, di nuovo meno, questo rimane un radice di 3 mezzi, quindi un radice di 3 fratto radice di 2, abbiamo già fatto, raccogliamo fattore comune un 1 fratto radice di 2, che teniamo bene, possiamo scriverlo come radice di 2 fratto 2, tutto che moltiplica un radice di 2a meno 3 meno radice di 3. E a questo punto abbiamo ottenuto il nostro risultato, che andiamo a scrivere, tutto questo è uguale a
tutto abbiamo un denominatore 2, moltiplichiamo per la radice di 2 rispettivamente per la radice di 2 meno 3 per la radice di 3 per la regola del prodotto, abbiamo una radice di 2 che moltiplica 2 meno 3, quindi un 4a meno 6 meno la radice di 2 per la radice di 3, ovvero la radice di 6. Ecco la nostra espressione che abbiamo sicuramente semplificato. Bene, in questa mezz'oretta è finito, sono finite le cose, gli argomenti riguardanti i radicali. Nelle prossime 3-4 lezioni vi proporrò solo esercizi su espressioni razionali. L'ultima lezione, poi ho altre due, vediamo un po' se una o un'altra, le dedicherò alla trasformazione dei radicali in quantità con esponenti razionali, quindi frazionali. Ciao a tutti e alla prossima.